Quanto manca all'arrivo, Scaramuzzino, mondiale di ciclismo a Valkenburg. Scatto di Gilbert, c'è Nibali, Gilbert sul Kauberg, mancano 2,5 km alla conclusione con Van Avermaet che ha lanciato Gilbert, Gilbert ha fatto il vuoto, Nibali sta tentando di chiudere il buco, ma come previsto Gilbert sul tratto più duro del Kauberg prova ad andare via, poi la corsa non è ancora finita perché la stessa Spagna con Purito Rodriguez e con Contador cerca di tappare appunto il buco, ma Gilbert è riuscito a prendere 50 metri di vantaggio con Nibali adesso costretto all'inseguimento e attendiamo a questo punto notizie dallo studio. Vai pure fino al termine. Situazione di estrema incertezza con Nibali che non è riuscito a meno di 2 km dalla conclusione a rispondere prontamente all'attacco di Gilbert che si sta involando verso il successo finale, a meno che da dietro non riescano a organizzare un trenino all'inseguimento appunto di Gilbert. C'era anche Sagan nel gruppetto dei migliori, però sulle rampe più dure del Kauberg, Sagan che ha stupito alla Tour de France ha perso contatto e quindi Gilbert continua a mantenere una 50ina di metri di vantaggio. Il gruppo che ha affrontato il Kauberg con Leukemans, Van Avermaet, Paulini, Contador, lo stesso Gilbert, Bonnet, Rodriguez, Nibali, Kolobnev, Valverde, Gatto, Marcato, Degenkolb, Clark, Wegemann, Sagan, Moreno Moser, Gerrans, Boatzenhagen si è in pratica frazionato nel momento in cui Gilbert è riuscito a cambiare marcia. Gilbert non accenna a voltarsi e soprattutto non accenna a calare velocità ed è Gilbert in pratica a questo punto il grande favorito per il successo finale e la formazione che si è fatta sfuggire il mondiale e la Spagna che aveva addirittura 5 uomini in grado di poter vincere con Valverde adesso che prova all'inseguimento, c'è anche Boatzenhagen che prova a dargli un cambio, ma sicuramente Gilbert ha un'altra marcia e prova a involarsi per alzare le braccia al cielo in una stagione comunque sfortunata fino al momento per lui. Ricordiamo, Gilbert non ha neanche avvicinato fino al momento il fantastico 2011, ma adesso questa vittoria potrebbe davvero cambiare tutto per il corridore belga. Boatzenhagen e Valverde all'inseguimento di Gilbert, italiani fuori dal podio, ma soprattutto a questo punto non ci sono dubbi sul successo di Gilbert. A questo punto rientra però anche il gruppetto di Nibali che però forte in volata non è e Gilbert intanto comincia a esultare, è suo il mondiale in terra olandese, uno smacco per gli Orange perché proprio un belga va a conquistare in solitudine in terra di Valkenburg, in terra del Limburgo, il successo meritatissimo perché è stato il più forte sul Kauberg, si gira, applaude i suoi connazionali e viene applaudito adesso soltanto Leone delle Fiandre, sventola questa bandiera, meritatissimo il successo per distacco per Philippe Gilbert, nuovo campione del mondo, secondo Boatzenhagen che va a tagliare il traguardo con un margine di 4 secondi, terzo Valverde a 5 secondi, poi Degenkolb, Bom, Davis, Vöckler, Navardauskas e quindi primo degli italiani dovrebbe essere Gatto attorno alla decima posizione, proprio davanti a Peter Sagan. Ricordo l'ordine d'arrivo, medaglia d'oro per Philippe Gilbert, 6 ore e 10 minuti alla media di 43,500 a 4 secondi, il norvegese Boatzenhagen medaglia d'argento, Alejandro Valverde Spagna terzo, medaglia di bronzo, Philippe Gilbert è per la prima volta campione del mondo. A te la linea.